con l'ippodromo delle Capannelle. Sono partiti i protagonisti della terza corsa, tutti i cavalli di 3 anni, tutti esordienti in maniera rigorosissima, ed è questa una corsa sulla carta davvero ben riuscita, un bel gruppone di 13 protagonisti. Andiamoceli a gustare, perché da qui forse il vincitore o anche il secondo potrebbe essere uno in grado di recitare un ruolo in vista del criterium d'inverno. Berat del Principe. Berat del Principe e Maple Driver, il numero 2 e il numero 9, sono al comando della corsa, ma voi sapete bene che nelle prove in ostacoli i cambiamenti di posizione sono all'ordine del giorno. Intanto comunque notiamo che Frammassone ha saltato quarto questo ostacolo, poi vedete che un pochino ritratto e si è fatto sopravanzare da altri 2 o 3 protagonisti. Torniamo in testa, perché Berat e Maple adesso sono sotto l'attacco diretto da parte del numero 6, Gad Jarr, che potrebbe anche passare al comando. Però Berat tiene la corda, e Maple Driver è sempre bene anche lui lì. Poi c'è Sandwind che è in buona posizione, Frammassone che flotta all'interno e gli altri che sono raccolti anche loro. Occhio, perché adesso andiamo a discendere sulla diagonale. Con Berat, Maple Driver, Frammassone, avanza anche Sandwind, che sta correndo bene, si ritrae un pochino il numero 6, Gad Jarr, si fa sotto anche Crocicchio, e trova spazio anche Calabrone Rosso, però è un po' largo, quindi adesso poi ci sarà un'intensificazione del ritmo, operata, lo strappo lo sta operando Maple Drive davanti a Berat e Frammassone, e questi sono 9, 2, 5 al comando. Questi sono i cavalli, perché vediamo che Sandwind rema, però qualcosa si sta muovendo, perché qualcuno sta cercando, è accaduto Sandwind, stava remando troppo. Maple Driver, Frammassone che adesso serra sotto, Berat del Principe, poi c'è Turchese che si sta riproponendo bene, Turchese sta avanzando bene, Frammassone attacca Maple Drive. Oh, erano i due più attesi, guardali qua, sono all'ingresso addirittura a giocarsi la corsa. Frammassone si allunga, è rimasto inchiodato Maple Drive, rimasto inchiodato col vinavino al terreno, si allunga Frammassone, e questo si è presentato alla grande. Che cavallo, che esordio, gran turchese nel tratto conclusivo, grande. E Pompon ritorna per il terzo posto, esausto Maple Drive al